A Borgomaro è festa nei Carugini, alle piazze, è festa per i bimbi, per i grandi, per i piccoli, per tutte le famiglie. C'è un presepe meraviglioso che poi si illuminerà nella notte nel torrente, tanti angoli da scoprire e anche degli angoli di sapore, Rossana, dell'Associazione Ocastello. L'Associazione Ocastello vi dà da mangiare degli assaggi, qua abbiamo la piscia all'Andrea. La fatta Enrico, siamo nella cantina di Enrico, abbiamo due punti principali di ristoro, abbiamo voluto fare due punti di ristoro proprio per dare anche un po' di visibilità al paese. Che è bellissimo, e tra l'altro qui c'è la piscia d'Andrea, poi abbiamo visto la focaccia con le cipolle, sì. E insomma ci sono tante iniziative perché è un'associazione, quindi un paese vivo, vitale. Sì. Spantigai in Ticaruggi anche a Natale, così? Sì, 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 siamo spantegati, tutta la popolazione ha partecipato, è stata molto contenta, molto, molto presente con le decorazioni, presepi sparsi qua e là. Bisogna cercarli in ogni angolo, perché se voi camminate per Borgomaro dovete tenere gli occhi aperti perché ogni tanto spunta un presepe, dove uno meno se l'aspetta. Sì, 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 è vero, sono molto belli. Beh, è un bel segnale di partecipazione, di condividere Natale, di condividere la festa e di fare allegria per tutti. Sì, ci piace questa cosa. Beh, noi allora proseguiamo la nostra passeggiata perché abbiamo visto che sono tante le cose da vedere. Certo. Grazie Rossana. Prego. Alleluia. 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 Ti ringrazio, cara contessa, ma per il chirurgo estetico ci penso. Ma volevo chiederti, quando i trattamenti anti-età non bastano più, le creme contro le rughe non sono più sufficienti e i dottori estetici non possono più fermare l'avanzata del tempo, dimmi, come fate a vanità? Quando sono arrivata non ho visto nonni uccellini in questo pianeta. Bah, nonni uccellini? Io non sa, e io non conosco, e io non ci penso, perché io sono ancora giovane e bella, e io non penso questo problema. Ma dimmi, cara principessa, voi come fate in vostro pianeta per questo enorme problema di nonni? Ma, cara contessa, per noi i nonni non sono un problema, ma piuttosto una ricchezza. Avendo vissuto a lungo, ne hanno viste tante e i loro consigli sono sempre importanti e ben ascoltati. Pensa, contessa, che a Gemma abbiamo la scuola nel bosco, dove i nonni hanno la possibilità di insegnare ai più piccoli il loro sapere. Ad esempio, c'è nonno Pino, che lui ha fatto per una vita il taglialegna e sa riconoscere i nomi di ogni albero e come usarne il legno. Poi c'è nonna Rosa, lei è fantastica, conosce tutti i nomi delle piante, sia di quelli che si possono mangiare, ma anche di quelli che servono per curare. Così i nostri bambini, andando a passeggio per il bosco, imparano un sacco di cose e fanno scuola. Alleluia, 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 alleluia. Now, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. It's not some pilgrim who claims to
have seen the light. No, it's a cold and it's a very broken. Hallelujah. Qui c'è Lidia che è un altro bellissimo Babbo Natale di Borgo Mano. Allora, cosa ci abbiamo di buono qui? Siamo curiosi. Allora, al momento stiamo facendo le frittelle di mele. Frittelle di mele. Sì, col vin brûlé e una specie di vin brûlé analcolico per i bambini. Anche il vin brûlé per i bambini. Analcolico. A Borgomaro siete fantastici, avete un sacco di idee. E queste casseruole belle grandi? A mezzogiorno abbiamo dato la polenta con il sugo di salsiccia, questa mattina abbiamo fatto il pan fritto e la pizza. Abbiamo ancora qualcosa da far vedere qui, da scoperchiare? Cosa c'è? Beh, c'è la polenta, eccola qua. Polenta. Facciamola vedere, apriamo bene. Eccola qua, la polenta di Borgomaro. È migliore il sugo. Allora, vediamo anche il sugo, guardiamo tutto noi. Ecco il sugo con la salsiccia da accompagnare alla polenta. Mi mancano i profumi con la telecamera. Quello purtroppo non l'hanno ancora inventato, è vero, li possiamo raccontare noi però e dire che sono dei profumi favolosi. E queste invece sono le frittelle di mele. Poi tra un po' facciamo la cioccolata calda con i biscottini. E poi non so se vi ho detto. Quindi grandi e piccoli. La pizza, ve l'ho detto. Anche la pizza, ma abbiamo visto che anche oggi c'era la pizza, la pizza all'Andrea, siamo andati dal forno di Enrico, sì. Esatto. E mio marito poi tra l'altro. Ah, ecco, mi sembra giusto, tutta la famiglia, sì. Organizzata. Ci spostiamo un po' più in là, andiamo a vedere questo vin brûlé per grandi e piccoli. Piano piano con la telecamera cerchiamo di avvicinarci alla casseruola del vin brûlé anche qua. Questo è quello alcolico. Ci sono i profumi dentro filtrati perché non diano fastidio. E questo qui. Quindi c'è chiodi di garofano, cannella, arancia. Buccia d'arancia, vino. E poi qui c'è anche il vin brûlé analcolico. E questo è quello analcolico per i bimbi. Sì. Una specie di tisana, però aromatizzata sempre con gli aranci, l'anice stellato, roba. Complimenti, brava Lidia. Veramente viene voglia veramente di assaggiare, poi non fa neanche freddo, ma quella temperatura giusta che un bicchierino caldo si beve volentieri. Perché è una giornata secca, quindi fa freddo, però non c'è umidità. Il giusto. Sì, complimenti, buon proseguimento allora. Giusto. Auguri a tutti. Auguri anche a voi. Di quello. Grazie. Torno a friggere frittelle. Prego. Qui raggiungiamo Paolo in mezzo a tante dolcezze al panettone di Borgomaro, perché qui siamo di fronte a un pezzo di storia di Borgomaro, è vero? Esatto, siamo davanti alla bottega storica di Borgomaro, è l'ultima bottega rimasta nel Caruggio, una volta ricco di negozi, osterie, di laboratori, e qua il negozio, cosiddetta la bottega de Pierina, dove c'è il forno e il negozio, è rimasto ancora, la nonna Pierina lo prelevò nel 1944 e fino agli ultimi giorni della sua vita è rimasta nel negozio insieme a Bruna, che ancora oggi conduce e manda avanti l'azienda, e è rimasta a dare consigli e a mandare avanti le sue vecchie ricette, tra le quali c'è il pan dolce di Borgomaro. Il pan dolce che addirittura voi avete adattato a presepe quest'anno, per l'occasione. Un tocco così di inventiva, di arte. Il pan dolce di Borgomaro è una cosa particolarissima, sì. Perché è veramente una specie di panettone unico nel suo genere, direi. Esatto, è il dolce tipico delle famiglie di Borgomaro da secoli, da anni, che in tutte le famiglie veniva fatto e poi veniva portato qua nel forno per essere cotto. La nonna Pierina ha mandato avanti questa ricetta e anche trasformandola, modificandola nel tempo, e oggi è conosciutissimo nella nostra riviera. E poi naturalmente il pane, i grissini e anche i bagini. I bagini di Borgomaro e i brutti e buoni, anche quelli sono fiore all'occhiello con le nocciole Piemonte, conosciuti, molto friabili, e i bagini appunto fatti con i semi d'anice.
Complimenti Paolo, complimenti a tutti voi per continuare questa tradizione importante e mantenere, collaborare a mantenere vivo insieme all'Associazione Castello questo bellissimo borgo. Grazie, bravo. Grazie a voi, auguri. Passeggiando nei Carugi di Borgomaro troviamo il vice sindaco Stefano Alassio. Beh, complimenti, un paese vivo, vitale, come vogliamo vedere i nostri territori che sono splendidi, al di là dei monumenti che possono avere, sono belli di per sé. Questo è un paese tenuto molto bene, si vede l'amore, la cura con cui è tenuto. Sì, effettivamente è un paese tenuto bene, soprattutto una giornata come oggi porta alla luce quello che è l'entroterra. E la nostra valle, effettivamente sarebbe bello vedere queste vie tradizionali di questi paesi sempre così fitte di gente e vivaci. Bisogna anche ringraziare l'associazione O Castello, che è quella che principalmente ha spinto per realizzare questo evento e portare qui tutta questa gente che comunque fa piacere a tutti quanti e rende vivace questo territorio. Tra l'altro un mercatino molto selezionato, con prodotti di vero artigianato, con prodotti locali, quindi è anche un bel mercatino, un bel passeggiare, diciamo. Sì, un mercatino di questo tipo, proprio perché comunque è stato ricercato e hanno selezionato comunque questa tipologia di banchi e di vendita. C'è anche una mostra comunque all'interno di un Palazzo Doria, che è un palazzo storico ristrutturato da alcuni anni nel comune di Borgomaro. E di che mostra si tratta? Mostra di pittura, artigianato generale, comunque c'è pittura principalmente all'interno. Comunque, quindi anche uno spazio di arte in mezzo al mercatino, in mezzo agli altri divertimenti. Esatto, esatto. Una giornata completa. Esatto. Allora, ci sarà anche un concerto, non so se avete già visto, comunque un presepe che è particolare, soprattutto vedrete quando sarà illuminato si vedrà veramente che cosa è uscito fuori. Speriamo di poter ripetere, che comunque venga ripetuta questo evento e si porti avanti questo. E lo speriamo anche noi, complimenti a tutti voi. Grazie, grazie mille. Ooh.
Qui siamo in un angolo molto antico di Borgomaro, perché è il lavatoio, incontriamo Nicola Ferrarese insieme a un pochino della squadra di Liguria Wow. Liguria Wow è un progetto che va proprio a scoprire questi angoli, questi posti incantati, è così Nicola? Esattamente, a scoprirli e a renderli noti e fruibili al pubblico online, grazie a video, foto e immagini sia tradizionali che messe su Google Street View, quindi le immagini a 360 gradi. Quindi un bellissimo progetto per creare un po' una sorta di museo diffuso in tutto il mondo attraverso internet e questi angoli meravigliosi farli conoscere il più possibile. Assolutamente sì. Il progetto Liguria Wow è nato per la sentieristica, tant'è che abbiamo tracciato i giardini Emburi, tutta l'alta via fino a Saccarello e siamo scesi lungo le principali vie marenche, scendendo a Cervo, a Negi, la via Strada Savoia che arriva a Capoberta e al Faudo fino al Monte Follia. Ultimamente abbiamo iniziato anche a concentrarci sui paesi e Borgomaro sotto questo aspetto è il primo paese sul quale sperimentiamo il museo diffuso grazie a Liguria Wow. Questa mattina durante l'evento Spantegai in Ticaruggi, l'associazione Ucastellu e il comune di Borgomaro ci hanno ospitato e abbiamo organizzato, grazie al preziosissimo supporto, anzi sono loro che hanno organizzato la parte storica, la parte pratica del giro, gli storici Giampiero Martino e Anna Marchini, un numero all'incirca di direi una 60-70 visitatori hanno potuto scoprire i tesori nascosti di Borgomaro. Borgomaro, come tutti i nostri paesi, ha molti posti che non sono conosciuti o semplicemente, pur essendo abbastanza conosciuti, sono chiusi al pubblico perché privati o perché non c'è la possibilità di tenerli aperti. Quest'oggi le due guide hanno portato gratuitamente queste persone alla scoperta di Borgomaro e già da oggi su liguriawow.it c'è una pagina di Borgomaro che rende fruibili online, per ora solo quattro, presto tutti questi punti che oggi sono stati visti fisicamente. Facciamo vedere anche il resto della squadra che è imbalconata, beh non è proprio tutta, ce ne sono altri, ma insomma una piccola rappresentanza che è qui con noi, che ci ha accompagnato. Beh, complimenti a tutti voi per quello che state facendo, perché sicuramente è molto molto utile per far riscoprire le nostre bellezze a cui siamo tanto affezionati. Ma invece grazie a voi del supporto che ci date, perché per noi la comunicazione è importante, per portare più gente possibile sia nei paesi che nei sentieri più belli del nostro territorio, la comunicazione arriva prima di tutto. Siamo col presidente dell'associazione Ucastellu qui a Borgomaro, innanzitutto per ringraziarvi di questa ospitalità e di quello che avete realizzato in questa giornata domenicale davvero per tutte le famiglie. Abbiamo visto un paese in festa e anche una partecipazione degli abitanti, perché tutte le vie erano addobbate, presepi nascosti un po' dappertutto, presidente. Esatto. Sì, innanzitutto ringrazio Teleimperia per averci dato l'opportunità di far conoscere anche ad altre persone che non sono potute venire oggi che cosa è successo a Borgomaro in questa giornata. Io sono particolarmente felice per la riuscita della manifestazione per due motivi essenziali.
Il primo perché abbiamo coinvolto questa volta molto bene la popolazione ad uscire dalle proprie case, di riversarsi nelle vie, di abbellire con presepi e con altre cose belle e il nostro centro storico. E in secondo luogo sono anche felice che molte persone siano venute dalla costa, dalla riviera e dai paesi vicini a vedere che cosa avevamo in qualche maniera combinato. Sono anche felice che il tempo ci ha graziato e ci ha dato una giornata abbastanza bella. Voglio sottolineare un fatto: che sono veramente contento di concludere questa giornata davanti a questo politico che è un quadro del Cinquecento, che è stato dipinto da Raffaello De Rossi, che viene conosciuto anche dagli amanti appunto dell'arte pittorica con il nome del Pancalino. Attualmente, come vedete, questa tela è in restauro presso un competente e valido restauratore, finanziato con un contributo dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, e al termine di questo restauro questo quadro verrà esposto presso la Veneria Reale di Torino, insieme ad altre opere che l'Istituto Bancario ha finanziato. E con questo augurio, con l'augurio che al più presto possibile questa bella rappresentazione dell'incontro di Gesù con la Veronica possa ritornare accanto all'altare maggiore per la venerazione dei fedeli e per l'ammirazione delle persone che competenti a seguito del restauro che si spera sia effettuato entro il mese di, mi sembra, febbraio del prossimo anno. Ringrazio ancora una volta Teleimperia per la partecipazione e speriamo di ritrovarci il prossimo anno come quest'anno. E noi ringraziamo voi, assolutamente, appuntamento al prossimo anno per un'altra giornata Spantegai in Ticaruggi. Appena calano le ombre della sera a Borgomaro si illumina il presepe sul fiume, sicuramente uno spettacolo davvero unico, molto molto suggestivo, un'idea sicuramente originale, e il paese stesso diventa un borgo da presepe, tutto da ammirare.